Mettiamoci allora a cercare di capire insieme chi sarà l'ospite di oggi. Guardate questa fotografia di una bimba deliziosa circondata da tutti orsetti rosa. Guardate il vestitino, sembra un vestitino da battesimo, chissà se era il giorno del suo battesimo. Ancora abbiamo una bimba un po' più cresciuta insieme, chissà se è la nonna questa signora che se la stringe forte forte. E lei sembra vestita da fragola, guardate com'è carino il vestito. E ancora, chissà se è la stessa bambina cresciuta insieme ai genitori. Beh, allora, io non so ancora bene chi sarà l'ospite di oggi, o meglio, lo so che c'è una persona che sta pensando: ma chi me l'ha fatto fare? Ma non mi potevo stare oggi a casa mia bella tranquilla a farmi i fatti miei? E invece no, Francesca, invece no, ti aspettiamo qui con tutto il cuore per strapparti un sorriso di quelli favolosi. È con noi Francesca Rosaria Criscuolo. Ciao Virginia. Ciao Francesca. Piacere Rosaria. Mio, ecco, allora perché ti ho fatto questa presentazione tutta così pomposa? Perché sei giovanissima. Sì, infatti. Quindi secondo me sei anche un po' emozionata. Tantissimo, un po' direi, più degli altri. Sì. Perché poi quando uno è giovane ancora non ha fatto tante esperienze, forse sei un po' timida. Molto. Ma invece non c'è proprio bisogno, perché noi qui insieme ai nostri amici a casa di quel che passa il convento siamo tutti una famiglia. Bellissimo. E tu da dove vieni, Francesca Rosaria? Io vengo da Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un posto bellissimo. Sì. Ti posso chiamare solo Francesca? Sicuramente. Se no è troppo lungo, come diceva Massimo Troisi. Poi sì. prima che già hai fatto qualcosa in cucina che io non ho capito. Giusto. È troppo lungo. E allora dimmi subito la ricetta. Beh, facciamo polpettine di melanzane. In pratica è una ricetta che mi ha insegnato mio nonno. Ah. Lui amava tanto le verdure come Don Domenico. Non ci dire di più, perché si preannuncia proprio una cosa bellissima, un racconto bellissimo. E andiamo subito con gli ingredienti. Per preparare le polpette di melanzane insieme a Francesca dovete prendere 2 melanzane, 150 g di prosciutto cotto tagliato a fettine, 3 uova, del pane raffermo, del formaggio grana grattugiato, del prezzemolo, del sale e del pepe. Per la panatura invece farina tipo 00, 3 uova, pane grattugiato e poi dell'olio di semi di arachidi che ci servirà per la cottura. Allora, abbiamo detto tutti gli ingredienti, sì. Io direi di iniziare la preparazione. Certo. Dai, iniziamo. Cominciamo tagliando a cubetti la melanzana. Sì. Vogliamo intanto mettere a mollo il pane? Sì, così, intanto si ammolla. Perché vedo l'acqua, il pane secco, quindi è questa una... È una ricetta molto da riciclo, no? Sì, sicuramente. Col pane raffermo si possono fare tante cose. Ecco, lo mettiamo da parte. Sì, lo mettiamo e da lo parte. Facciamo ammorbidire. Sì, perfetto. E intanto possiamo cominciare tagliando la melanzana. Ecco, allora. Senti, ti posso chiedere quanti anni hai? È vero che è una signora, sì. Non ti chiede, ma tu sei talmente giovane. Beh, io ho 23 anni. Figurati. E dimmi un po' come hai imparato a cucinare così giovane. Parlavi del nonno Benito. Sì, mio nonno cucinava tanto con me quando ero piccola. Sì. In particolare verdure, adorava i funghi e mi ha insegnato tantissime cose, insomma. Sì. E nonno materno o paterno? È nonno materno. Ah. E poi c'è anche mio padre che comunque era chef tanti anni fa, lavorava sulle navi e quindi mi ha insegnato anche lui parecchie delle cose che conosco attualmente. Che bello, quindi uno chef sulle navi. Sì, sulle navi. Quindi stava fuori tutto il tempo. Beh, tanto tempo, sì. In effetti stava via mesi interi. A volte è stato via anche un anno quasi. Sì. E quindi veramente? Quando tornava, molto spesso dice mia madre che non lo riconoscevo quando ero piccola. Sì. Abbiamo visto delle foto molto carine. Quella è la foto del tuo battesimo? Sì, era la foto del mio battesimo quella. E tutti quegli orsetti cos'erano? Le bomboniere? Sì, erano delle bomboniere. Praticamente questi orsetti poi abbracciavano il velo con i confetti. Davvero stupendi. Ce li ho ancora conservati. E ci credo. Sì.
E poi invece c'è la foto con i tuoi genitori, quindi parlaci un po' di questo papà che era spesso lontano, adesso non è più sulle navi. No, adesso lavora in ufficio sempre per la stessa società, però male, è più presente, sì, infatti, almeno adesso possiamo goderci insieme. Ma pensa anche lui che sacrificio però che ha fatto. Beh, sicuramente, comunque è stato via. Allontanarsi dalla famiglia, certo. Non deve essere certo stato facile. Senti, io sto togliendo la buccia, sto seguendo te, eh? Sì, togliamo la buccia dalla melanzana perché comunque risulta amarognola dopo la frittura, quindi meglio eliminarla. Quindi togliamo. E poi tagliamo dei cubetti. E facciamo cubetti. Sì. Benissimo. Chissà cosa dirà il nostro Don Domenico. Chissà. Che abbiamo già usato le melanzane e lui che cosa ci porterà. Sì, perché immagino che tu sei cresciuta in particolare con i nonni, quindi a questo Beh, punto, sì, sicuramente, sempre con i miei nonni materni. Comunque mio padre mancava via tanti mesi, come abbiamo già detto. Mia madre poi ha dovuto anche badare ai nonni perché avevo la nonna che non stava molto bene, era allettata. Sì. Quindi aveva bisogno di molte attenzioni. Certo. E poi diciamo è stata la nonna con cui sono cresciuta, abbiamo dormito nello stesso letto per anni. Quindi. Ma senti, cioè che quando si cresce con i nonni, secondo me si impara ancora di più il rispetto. Sì. Perché i nonni ti insegnano quelle tradizioni antiche, te lo fanno con un certo modo di fare. Quindi il rispetto secondo me è importantissimo, è fondamentale per l'educazione, specialmente di un bambino. Che dite Don Domenico? Siete d'accordo? Certo. Eccolo Don Domenico. Salve Don Domenico. Buongiorno. Salve. Don Domenico. Salve a tutti. Vi aspettavamo con ansia. Infatti. Ho parlato del rispetto Don Domenico, che dite? Sì. Lo dice anche San Benedetto, che se dobbiamo chiedere un favore a qualche personaggio possiamo farlo solo con soggezione e rispetto. Questo personaggio più è grande, no, e più noi abbiamo soggezione, quasi paura perché non sappiamo l'esito quale sarà, e lo faremo certamente con rispetto. Certo. Però San Benedetto dice se noi dobbiamo chiedere qualche cosa a un personaggio e lo facciamo con rispetto, tanto più lo dobbiamo fare verso il Signore, no? Certo. È il personaggio proprio per eccellenza. E quindi sempre rispetto verso il Signore e direi, ecco, forse non troppo soggezione verso il Signore perché lui è un padre, no? Certamente, ecco, ci aspetta per esaudire tutte le nostre richieste. Che bello che è Don Domenico. Io sapete che cosa faccio? Accendo intanto il fornello perché Don Domenico vedo che voi mi dovete spiegare il vostro cestino. Vorrei capire che cosa c'entrano i peperoni con le polpette di melanzane. Allora io lo sapevo perché noi abbiamo già usato le melanzane e dico Don Domenico sicuramente ha pronto qualche scherzetto. D'accordo con Francesca Rosaria. potremmo dire che sono parenti le melanzane con... Sono parenti? Perché fanno parte delle solanacee, no? Come anche i pomodori, quindi della stessa famiglia. O no Francesca? E quindi le avete portate per questo? Giusto. Volete fare le polpette di peperoni? Infatti. Polpette di peperoni? No, involtini di peperoni. Involtini di peperoni. Involtini di peperoni, sì. Quindi non facciamo una sola ricetta, ne facciamo due, facciamo anche gli involtini di peperoni. Sì. E io ho intanto acceso la piastra perché vorrei mettere i peperoni, vanno arrostiti? Sì, vanno arrostiti assolutamente, in modo da privarli della buccia. Benissimo. Quindi possiamo Don anche... Domenico, volete tagliuzzare un po' un po' di prezzemolo magari? Tutto un poco. Un pochino. Un pezzettino. Sì, e intanto... Francesca Rosaria ed io possiamo andare lì ai fornelli per iniziare a friggere. Per friggere le melanzane. Sì. Benissimo. Il prosciutto ci servirà dopo? Sì, il prosciutto ci servirà dopo. Benissimo. Eccoci qui. E anche i peperoni, donne, quando avete fatto il prezzemolo portate qui i peperoni e diteci due cose su questi peperoni. O sulle melanzane, io voglio sapere di entrambi. Parleremo di tutti e due, anche perché, come dicevo, no, sono parenti della stessa famiglia, delle solanacee. È già caldo? Sì, sembra abbastanza caldo. Don Domenico, quindi parliamo un po' di questi peperoni e pure di queste melanzane. Parliamo un po' di tutte e due. E da quale vogliamo incominciare?
Facciamo una cianfrotta, Don Domenico, visto che abbiamo una napoletana qui, facciamo una bella ratatouille, mischiate un po' di cose e diteci come si coltivano peperoni e melanzane. Vabbè, intanto dicevo che fanno parte della stessa famiglia e quindi si possono seminare più o meno nello stesso periodo, tenendo presente che il seme del peperone è più duro di quella della melanzana, quindi impiega, ecco, più tempo a spuntare. E quindi, ecco, possiamo avere questo accorgimento di seminarlo un pochettino prima, ecco, della melanzana. Oppure, se abbiamo una temperatura ideale, allora non abbiamo paura perché spunterà certamente abbastanza presto. Sia le melanzane che i peperoni temono un po' i freddi, no? Ah. Quindi, ecco, bisogna aspettare la temperatura giusta per farli germogliare, anche perché altrimenti, ecco, rischiamo di rovinare i semi. E una volta che noi abbiamo a disposizione di queste piantine, dobbiamo anche starci attenti che sia la temperatura giusta per poterle piantare, perché a differenza di altre piante, per esempio l'insalata, no, che non temono i freddi, la melanzana e il peperone, se si arresta quando si pianta, nel senso che non ha la temperatura giusta, quindi si ferma nel terreno, per riprendere ci vuole molto più tempo. Ecco perché alcuni pensano che prima si pianta la melanzana o il peperone, prima si raccoglie. È la temperatura, no, che deve essere ideale, in modo che la pianta, una volta piantata, subito, ecco, parte e si sviluppa. Sapete, Don Domenico, che ultimamente sto ricevendo proprio tanti commenti, sempre proprio positivi su di voi. Questo si sa, che tutti vi adorano a casa, adorano i vostri consigli e i vostri pensieri, ma soprattutto perché non solo i vostri consigli di coltivazione non interessano solo le persone che hanno la fortuna di avere un orto, un giardino, un pezzo di terra, insomma, perché non ce l'hanno tutti. Adesso vengono coltivati i pomodori anche sui balconi di città, certo. Una piccola finestra c'è la pianta di pomodoro, certo. Quindi sono consigli e noi l'abbiamo raccomandato tante volte pure, no? Che chi, certo, non dispone di un terreno potrebbe fare, ecco, l'orticello, certo, sul balcone, sempre tenendo presente della pianta. Se è una pianta che viene grande, alta, ha bisogno di un vaso più grande, no? Giusto, una piantina, no, di insalata, o il prezzemolo, per esempio, o gli odori in generale, basterebbero, certo, anche piccoli vasetti. Però anche sul balcone potremmo coltivare un po' di tutto. Cioè, dico un po' di tutto perché certe cose sarebbero, certo, difficili, vabbè, no? Certo. Un'anguria, per esempio. La zucca, no? Almeno un balcone grande. Allora, io direi che le melanzane le possiamo scolare, sì, infatti, perché poi queste si devono anche raffreddare, no? Quindi sì, poi continueremo la cottura, ovviamente. Perché ovviamente, come ben sapete, per accelerare i tempi noi abbiamo già le melanzane pronte, perché dobbiamo utilizzarle, insomma, già fredde. Nel frattempo il nostro Don Domenico può tagliuzzare un po' il prosciutto. Sì. Digli come? Beh, a quadratini, anche irregolari, non è un problema. A quadratini, tanto andrà irregolari nell'impasto. Bene, bene. Senti, ma tu da quanto tempo cucini, Francesca? Beh, in verità non è proprio tantissimo, perché comunque all'inizio avevo un po' paura del fornello, il fuoco, le cose che potevano schizzare dalla padella. Quindi diciamo che forse ho cominciato verso i 20 anni, alla fine non è tanto. Ah beh, 20 anni, quindi sono 3 anni già di cucina ed è già tanto, perché calcolate che tante persone cominciano a dedicarsi alla cucina a 30 anni. Sì, comunque. Quindi. È un po' di tempo ormai. Benissimo. Le lasciamo qui a raffreddare e spostiamoci dall'altra parte. Io, sì, prendo le melanzane già pronte. Sì. La ciotola pronta. Possiamo dare anche una pulita qui, teniamo tutto da, sì, parte. Ecco. Chi ti ha insegnato queste ricette, Francesca? Beh, un po' mio nonno, un po' mio padre. Ma tua mamma non cucina? Sì, mia mamma cucina. Certo. Lo vogliamo dire. Sì, che ovviamente. La mamma cucina bene. Come si chiama cucina tua mamma? Mia madre si chiama Antonietta. La mamma Antonietta, che salutiamo da, sì, qui. Sì, infatti, salutiamo. Che è simpaticissima la signora Antonietta, noi l'abbiamo conosciuta. E tuo padre come si chiama? Mio padre si chiama Giovanni. Non l'abbiamo conosciuto, ma sicuramente, no, è simpatico pure lui. Sicuramente. Ok, questo lo possiamo togliere.
E direi che possiamo preparare intanto l'impasto. Sì, quindi possiamo abbiamo iniziare. Le melanzane fritte già freddate. Che cosa sì. ci aggiungiamo? Beh, possiamo vedere se il pane si è abbastanza ammorbidito. Il prosciutto lo tagliuzzo tutto? Sì, va bene. Adesso il pane lo premiamo sì. ben bene, eliminando l'acqua in eccesso. Sì. E lo andiamo ad aggiungere sbriciolato all'impasto. Ti aiuto? Sì, magari. Ecco. Don Domenico, a voi piacciono le polpette di melanzane? Sì. Si fanno in abbazia? Qualche volta. Anche perché è un modo un po' diverso, no, per consumare questi ortaggi. Sì, sì. Voi ce ne avete talmente tanti che dovete trovare sempre dei modi nuovi per sì, consumarli. Sì, melanzane, sennò... peperoni, friccitelli, sì. pomodori, zucchine sono le cose che più coltivo. Certo. In abbondanza. Ma le melanzane le mangiate tutto l'anno? No, non tutto l'anno perché d'inverno non ci sono, no? Però ecco, si potrebbero conservare sotto olio. Ecco. Sotto olio sono buonissime. Oppure bisognerebbe usare altri accorgimenti. Congelarle. Per esempio preparare le parmigiane no? e tenerle ecco, nel freezer tutte pronte. Certo. All'occorrenza poi si cucinano, no? Sì. Buono, vuole melanzane fresche. Cioè si cucina solo nel forno, no? Perché certo. si prepara tutta la parmigiana. Allora, volete rompere le uova, Don Domenico? Infatti. Sì. Ecco qui, quindi tutte e tre le uova ci vanno intere, vero? Sì, le uova intere. Benissimo. E tua mamma di solito che cosa cucina? Ma mia madre, diciamo, ha imparato a cucinare un po' per la nonna che comunque non poteva mangiare tutto, quindi cose per diabetici molto sì. leggere, però è anche molto per la cucina tradizionale, tipo parmigiane, insomma, cose molto buone. Ma chi è un napoletano che non sa cucinare? Fatemene conoscere uno, non esiste. Allora, adesso iniziamo a pasticciare sì. e intanto mi potete aiutare aggiungendo un po' di pepe, sale. Sì. No, mettete il pepe, io prendo il sale. Bene, facciamo questa collaborazione, mi piace tanto. Va sì, bene infatti. Un pizzico? Va bene così, grazie. Il parmigiano ci va? Certo, ovviamente. Ecco qui. Aggiungiamo okay. anche il parmigiano? Sì, aggiungiamo il parmigiano. Vado, Sì. Abbondiamo e buoni poi questi ingredienti, quindi sì, adesso che c'è messo. Possiamo aggiungere anche un po' di prosciutto. Buone. Queste sono proprio napoletane, eh? Sì. Sì. Direi proprio di sì. Io vado a girare i peperoni nel frattempo, non me li sì, sono grazie. Dimenticati, se no. Ecco qui. E intanto noi mescoliamo finché non c'è il raggiungimento di un impasto abbastanza omogeneo. Benissimo. E a questo punto, preparato l'impasto, possiamo preparare anche l'impanatura. Sì. Perché dobbiamo preparare queste polpettine, giusto? Certo, dobbiamo impanarle. Allora, Don Domenico okay. le uova. Qui la farina. Posso e il pan grattato. Sì, prego. Posso mettere tutto nei piatti? Certo, mettiamo Benissimo. Il pan grattato e la farina. Allora, io mi muovo un po', Don Domenico. Ecco qui. Farina qui e pan grattato qui. Ok. Perché adesso, come ovviamente penso un po' tutti sanno fare le polpette, però sì. ognuno ha la sua ricetta, certo. Voglio dire. Queste polpette napoletane non è che sono da tutti. Facciamo queste palline, sì, dai. Sì, dai, iniziamo a fare. Mi dai una mano, magari? Come no? Anche Don Domenico, sì. Sbattete un po' l'uovo, Don. Mi dai... La forchetta. Sì, una forchetta. Guardate. Ecco. Così, va bene? Sì, dai. Una bella forma così. Una bella forma rotonda, ecco. Poi la dimensione sì. in base ai gusti delle sì. persone, ovviamente. Senti, dai, facci sì, vedere. Sì, cominciamo con la farina. Farini. Bene. La passiamo un po' tra le mani per eliminare la sì. farina in eccesso. Sì. Ok, bene. Adesso le passiamo anche nell'uovo. Grazie, Don Domenico. Senti, ma tuo padre sulle navi da crociera che cosa cucinava? Mio padre ha cucinato un po' di tutto. Dai piatti più complicati a quelli meno complicati.
Lui comunque era uno chef abbastanza quotato, quindi però la tradizione, diciamo, è quella che prevale alla fine. Sì. Bene. Quindi che i piatti tipici? Sì, i piatti tipici, poi vabbè, cose di gourmet, insomma, dipende. Facciamo carino, forse è meglio. Io le passo nella farina e voi nell'uovo. Bene. Ma adesso a casa chi è che cucina? Mamma o papà? Beh, cucino anche io, sinceramente. Cucini tu? Ogni tanto, dopo una vita di sacrifici che hanno fatto i miei genitori, è il minimo che potrei fare alla e fine. E tu che cosa prepari? Ma io ho anche cose abbastanza semplici, a partire da una cotoletta fino a qualcosa di più complicato, non so, qualche rustico, paste sfoglie, adoro anche i dolci, quindi a casa dolci a volontà. Si mangia sempre bene, diciamolo. Sì, penso che si vede, infatti. Ma le famiglie napoletane sono così, passatela nell'uovo, se no me lo dimentico sempre, io lo passo nel pan grattato e a questo punto siamo pronti per friggere. Noi andiamo a friggere e ci vediamo fra qualche minuto. Come promesso, noi abbiamo già fritto un po' di polpette alle melanzane. Adesso, insomma, le stiamo scolando su carta assorbente in modo che facciamo quindi assorbire bene un po' l'olio in eccesso. Certo. E continuiamo poi a friggere queste polpette, così le facciamo anche insieme a voi. Sì, infatti. E ce le mangiamo anche insieme a loro. Che dite, Don Domenico? È un'ottima idea. Allora, che dici? Sì, adesso. Ci siamo? Sì, dai. Bene, scoliamo anche queste, le facciamo un po' raffreddare, non vi preoccupate che qui non se le mangia nessuno, no, assolutamente. Non le tocca nessuno. Allora, adesso procediamo con la seconda ricetta, gli involtini bene. Di peperoni. Sì. Adesso possiamo cominciare a far tritare un po' di cipolla a Don Domenico. Ecco, Don Domenico, che scelta! Infatti. Che scelta strana! Io metto invece l'acqua sul pane, raffermo. Don Domenico, ma perché non ci parlate un po' delle ricette da riciclo? Perché vedo che comunque la nostra Francesca sta facendo tutte ricette dove si usano degli ingredienti da riciclo. Anzi, a proposito di ingredienti, prima che voi ci rispondiate a questa cosa, volevo darvi bene tutti gli ingredienti per fare con noi gli involtini ai peperoni. Due peperoni grandi. Per il ripieno, 200 g di macinato misto, due uova, la provola del pane raffermo, mezza cipolla, formaggio grana grattugiato, delle olive, dei capperi, uno spicchio di aglio, del prezzemolo e del sale. Per la panatura invece, farina tipo 00, tre uova, pane grattugiato e per la cottura olio di semi di arachidi. Benissimo! Quindi questi sono gli ingredienti. Sì. Senti, perché non ci sono le quantità di tutto formaggio? Tutto a occhio facciamo? Sì, a occhio e anche a piacere delle persone che lo fanno. Magari a qualcuno piace di più una quantità di un ingrediente in particolare, a qualcun altro meno. Certo. Quindi andiamo a gusto. Certo. Tu magari mi aiuti a sbucciare ancora un peperone. Però vorrei tornare a Don Domenico sulla questione delle ricette da riciclo. Sì, dobbiamo riciclare, vero Don Domenico? Tutto, perché non dobbiamo buttare niente, specialmente ecco, in questo periodo particolare della nostra società, no? Che si fanno tanti sforzi ecco, per andare avanti, non bisogna buttare niente. E c'è anche il detto che dice non buttare via il secchio vecchio finché non sai se quello nuovo ti è. No? giusto per fare un riferimento anche a mio padre, che oramai non c'è più ecco, da tanti anni, mi diceva sempre non devi buttare mai la zappa vecchia, no? Prima che non sai come funziona il risultato è quello di quella nuova. Ma questo vale un po' per tutto, vero? Vale per è una regola cosa. Di vita, non c'è niente da fare. Vale per ogni cosa, quindi bisogna riciclare tutto, no? Non buttare niente, perché benissimo. Poi al momento opportuno ecco può essere utile, anzi certo. Con diversi oggetti che noi abbiamo, che abbiamo accantonato, possiamo usare dei pezzi, no? Per poter riparare altri oggetti che a noi magari avremmo ecco, buttato, ma non bisogna buttare niente. A proposito di riciclo, si potrebbe, diciamo lo stesso vale per
gli ortaggi per la cucina, sì. No? Noi per esempio stiamo usando il pane raffermo proprio per far capire che non bisogna buttare niente, anche se poi in certe ricette bisogna usare il pane duro, no? Ma non bisogna... Che è ancora più buono in alcune ricette. Poi anche... è pronto il soffritto per la cipolla? Va bene Francesca? È pronto, perfetto, sì. Possiamo procedere. Possiamo intanto andare ai fornelli per il soffritto di cipolle? Sì, ecco. Prendiamo la cipolla e la carne macinata di misto. Sì. E facciamo insaporire un po' il tutto. Facciamo prima appassire leggermente la cipolla. Sì. E poi dopo un po' aggiungiamo la nostra carne. Allora, mentre voi quindi mettete a soffriggere cipolla e carne, io continuo a spellare i peperoni. Ok. E però, Don Domenico, secondo me, anche con le melanzane si possono fare delle cose, sì, vero? Con il riciclo delle melanzane. Sì. E... soltanto bisogna avere delle accortezze, no? Io vi notavo, vi osservavo quando avete tolto la buccia alle melanzane, no? Avete tolto proprio la pelle. Sì. Se noi volessimo riciclare quella pelle sarebbe molto difficile, no? Naturalmente per fare i polpetti bisognava togliere quella buccia, ma per riciclarle, per esempio anche le bucce stesse, bisognava tagliarle un pochettino più spesse. Scusate, no? Tagliando più spesse l'avremmo utilizzata in tanti modi. Però voi avete lasciato solo la pellicina, quindi che possiamo usare con quella pellicina. Però tagliate un pochettino più doppie, l'avremmo potute utilizzare facendo le fritte, per esempio, no? Avete aggiunto l'olio? Ma visto che è una padella antiaderente, va un bene un goccino, tanto comunque la carne rilascerà i suoi grassi. Qua. Bene, quindi facciamo soffriggere la cipolla e aggiungiamo... il trito di carne. Esatto. Quindi che ricette? Ma pure con le bucce di melanzane, pure quelle usate da un domenico. Certo. Incredibile. Sono buone per fare, per esempio, usarle come le patatine fritte, per esempio, no? Sì, e farle a listarelle e friggerle. Ma si potrebbero anche utilizzare in tanti altri modi, per esempio queste bucce tagliate, come dico, un pochettino spesse, no? Si potrebbe mettere un po' di aceto, ecco, strizzarle poi e poi friggerle, no? E poi ecco condirle con un po' di menta, l'aceto, già c'è, non ce ne sarebbe bisogno. Addirittura. Ecco, l'olio non c'è bisogno di metterlo perché già sono state fritte nell'olio. Quindi ecco, si può dire che di ogni ortaggio sono poche le cose che si buttano, anche nella zucca per esempio, no? Ah sì. Quante cose possiamo utilizzare? Giusto la pellicina, ma i semi non sarebbero molto utili, no, per la nostra salute, no? Specialmente se li mangiamo crude, no? Non tostate, fanno ancora più bene. Quindi ecco, si può utilizzare un po' di tutto. Io sono e dobbiamo sicura... cercare di non far sprecare niente. Eh sì. Sono sicura, Don Domenico, che voi dei vostri ortaggi veramente non buttate nulla, né semi, né bucce, tutto, tutto sfruttate, perché sono talmente preziosi. E poi è vero, perché anche il costo degli ortaggi non è più come una volta, adesso costano pure cari. Costano anche molto, costano, perché ognuno anche se ne approfitta, perché vedi che molti non coltivano, no? E allora tu sei costretto... per forza a prenderli, no? Certo. A comprare. Ecco qui. Virginia, volendo possiamo iniziare a tagliare i peperoni a strisce abbastanza larghe, in modo da poter formare l'involtino. Bene. Allora, li devo allargare come li hai allargato tu qui, Francesca? Sì. Se è un peperone molto grande lo possiamo dividere in tre strisce, altrimenti in due va bene. Bene, questo qui lo divido in tre strisce. Va bene. Vieni a vedere se va bene questa larghezza. Intanto il macinato ha preso sapore. Lo lasciamo raffreddare leggermente. Sì. Va bene così la larghezza? Sì, va bene. Quindi così... così facciamo tre involtini? Sì, tre involtini sono perfetti, tre. Bene, dobbiamo allargare anche questi. Sì. Allora, li vogliamo mettere su un piatto? Queste ci danno... sì, un pochino magari. Fastidio, sì. Eccoci qui. Allora, li possiamo mettere qui e intanto andiamo a preparare l'impasto. Sì, perfetto. Questo lo posso togliere. Don Domenico sta tritando olive e anche i capperi, dobbiamo fare tutto un trito misto. Sì, olive e capperi. Ecco qui,
Ok. E a questo punto ti prendo una ciotola per farci... Sì, iniziamo così ci fai vedere come a fare si fa l'impasto. Sì. Cosa ci metti in questo impasto? Vediamo un po'. Allora, innanzitutto la carne ben raffreddata, sì, con le cipolle. Poi, come prima, eliminiamo l'acqua in eccesso dal nostro pane e, sì, lo sbricioliamo. Sì. Quindi la base è sempre il pane raffermo. Sì, il pane raffermo ben ammollato in acqua. Ok. Ok, magari tu puoi anche iniziare a tagliare a cubettini la provola. La provola, benissimo. Allora, questi intanto li sposto perché per ora non ci servono. Sì. Ecco qui. Quindi a pezzetti la provola. E l'aglio pure dobbiamo tritare? Sì, un po' di aglio, magari Don Domenico ci può aiutare sempre. Ma l'aglio tritato quindi nell'impasto? Sì, va nell'impasto insieme al resto. Chi invece non lo digerisce, perché sono comunque pure tanti, non lo trita, non ce lo mette? No, giustamente chi anche non lo tollera. Anche questo a pezzetti molto piccoli? Sì, pezzettini. Benissimo. Ti danno una bella consistenza quando lo si mangia. Certo. Senti, che ricette si preparano a casa tua? Per esempio per i giorni di festa, siete tanti? Sì, comunque siamo in parecchi. Alla fine mio padre ha comunque 5 tra fratelli e sorelle. E ci sono dei miei cugini ormai sposati che abitano lontano, quindi forse le festività sono le occasioni per vederci tutti, certo, con i nipotini. E ci stiamo allargando sempre di più. Sì, bello, già bello. Solo qualche anno fa eravamo giusto noi, adesso ci sono anche i nipotini. Quindi è diventato tutto più grande, insomma. Sì, anche più allegro, però. Sicuramente, è una gioia immensa. Quindi il pane sbriciolato così va, sì, bene. Perfetto. A questo punto che cosa dobbiamo aggiungere? Possiamo aggiungere la carne macinata. Carne macinata. Raffreddata. Bene. Quindi, allora, questa intanto la tolgo e, sì, prendiamo la carne macinata già fredda, perché deve essere raffreddata, non ci può... Perché non altrimenti può non possiamo metterci le mani dentro. Infatti. Quindi questa fredda, carne macinata con la cipolla. Sì, aggiungiamo la carne insaporita. Ecco, poi che cosa, okay, aggiungiamo? Possiamo aggiungere la provola che tu hai dolcemente tagliato. Ecco qui. Ecco. Le olive di Don Domenico. Sì, il trito che ha fatto Don Domenico. Bene. Aggiungiamo un pochino. Capperi e olive. Capperi e olive e anche un po' d'aglio a chi piace, grazie Don Domenico. Prezzemolo. Poi il prezzemolo, oh, sì. Non ci dimentichiamo il prezzemolo. Sì. Io, okay, mi chiedo sempre se Don Domenico ha delle distese proprio... Ma proprio distese di prezzemolo nel suo orto, immagino. Ce n'ho tanto perché nella cucina non deve mai mancare il prezzemolo. Giusto. No? Infatti, giusto, c'è anche il detto che dice: lo sei come il prezzemolo, come lo, no, sei a tutte le parti. Sei il prezzemolo arricchisce tutte le il ricette. Vostro orto sarà pieno di prezzemolo. Sì, ce n'ho veramente tanto. Poi cos'altro? Il parmigiano? Allora, aggiungiamo il parmigiano, sì. Un po' di parmigiano. Ok. Fa anche bene il prezzemolo, Don Domenico? Grazie, sì, sì, Don Domenico. E possiamo aggiungere un uovo per ora, poi badiamo un po' alla consistenza. Benissimo. Se nel caso è necessario aggiungiamo il secondo. Vado, eh? Sì. Ecco qui. Ok. Intanto Don Domenico può aiutarci a preparare la panatura, sì, battendo le uova. Vi passo il piatto, Don Domenico, così facciamo questo lavoro di gruppo. Ecco qui. Ma avete notato tra l'altro, Don Domenico, quanti ingredienti ci sono in questa ricetta? Pensate, sì, poi a un involtino così piccolo ma pieno di ingredienti, tra l'altro, sì, tutti economici, insomma tutti ingredienti, sì, salutari. Comunque Virginia, ricordati che quando tutti cercano di arricchirsi nessuno ne gode. Avete ragione. Nella ricetta una mettiamo, tanti ingredienti, poi è difficile che ne prevalga uno, no? Già. E questo è che nella società pure sarebbe anche interessante, no? Perché quando per esempio tutti cercano di arricchirsi e con gli altri, il popolino, no? Diciamo non ne può godere, no? di questo avete beneficio. Ragione, avete ragione. Ok. Però quando sono ingredienti così ben amalgamati ci stanno bene. Un pizzico, sì, di sale ci serve? Sì, un pizzico di sale e anche un po' di pepe. Un pizzico di sale.
un po' di pepe, eccolo laggiù. Sì, grazie. Sta facendo la maratona nella cucina oggi, infatti. Corro di qua, corro di là. Ci ti fa bene. Faccio venire mal di testa le signore a casa, dice ma quella dove corre? No. Perfetto, ecco, grazie così. E adesso iniziamo a preparare le polpettine, sì, da adagiare sui nostri peperoni. Perfetto. Allora io prendo un piatto anche per gli involtini. Sì, grazie. Finale. Ecco qui. Ok, adesso procediamo. Ecco, in base alla grandezza della nostra striscia, sì, iniziamo a creare una polpettina leggermente più allungata e non troppo consistente, altrimenti non si cuoce troppo bene. Benissimo. E la adagiamo in questo modo, sì, sul peperone. Okay. Ciò che andremo a fare è semplicemente arrotolare il peperone. Puoi provarci tu. Avvolgo il peperone. Sì. E per chiuderlo usiamo degli stuzzicadenti. Oh, benissimo. Ce li abbiamo, eccoli, sì, qua. Abbiamo tutto. Li chiudo? Sì, possiamo chiuderli. Così. Perfetto. E poi? Poi passiamo alla panatura. Li passiamo in farina, uovo e pan grattato. Benissimo. Ma sai che questi sono buoni già così, secondo me? Sì, effettivamente. Sono un bel piatto completo. Infatti. Allora, riaccendo l'olio. Ecco qui. Ma tu fai di solito tutti e due? Beh, diciamo che se vogliamo usarli come antipastini, un pezzettino a testa, possiamo fare anche entrambi. Sì, sì. Allora, intanto che vogliamo fare? Sì, iniziamo ad impanare. Benissimo. Così. Don, mettete quindi l'olio e l'uovo qui, se no ci dimentichiamo di utilizzarlo. Eliminiamo sempre la farina in eccesso, sì, altrimenti restano dei grumi, non ecco molto qua, piacevoli. Io faccio un'altra polpettina e la metto qui. Passiamo nell'uovo. Benissimo. E nel pane grattugiato. Quindi farina, uovo, pane grattugiato. Dopodiché passiamo, andiamo alla frittura. Subito alla frittura. Pronti? Partenza? Via! Via! Andiamo subito con questi. Ok. Andiamo. Inizio a prepararne un altro. Eccoci qui. Ci siamo? Don, okay, Domenico, sì, aiutatemi. Sì, sto prendendo quest'altro involtino così lo porto. Sarà pronto l'olio? Vado? Ok. Ecco qui. Bene, bene. Aspettiamo quindi che si friggano anche questi. Sì, aspettiamo che friggano. E poi vediamo il risultato di queste due buonissime, molto napoletane e molto semplici, in fondo, sì, ricette. Dite che non sono semplici? Ma ripassate con noi tutti i passaggi, vedrete che non è così. Se volete preparare le polpette di melanzane, immergete come prima cosa le fette di pane raffermo in acqua fredda. Intanto sbucciate le melanzane, tagliatele a cubetti e friggetele in olio bollente. Scolate e lasciate asciugare su carta assorbente. Nel frattempo tagliate il prosciutto a pezzettini e a parte fate un trito di prezzemolo. In una terrina mischiate le melanzane fritte ormai fredde, il pane raffermo ben strizzato, le uova una per volta per controllare la consistenza dell'impasto, il sale, il pepe, il grana grattugiato, il prosciutto e il prezzemolo tritato. Amalgamate tutto con le mani e formate delle polpettine. Passate ciascuna polpetta prima nella farina, poi nelle uova sbattute e infine nel pane grattugiato. Friggete in olio bollente e fatele dorare. Poi scolate le polpette su carta assorbente e lasciatele asciugare. Per preparare invece gli involtini di peperoni, lasciate in ammollo in acqua fredda le fette di pane raffermo. Intanto mettete i peperoni su una piastra calda e lasciateli arrostire. Appena saranno pronti, eliminate la buccia e i semi e tagliateli a fette larghe circa 8 cm. Metteteli da parte e preparate la farcia. Tritate la cipolla e mettetela in padella con un filo di olio.
Poi aggiungete il macinato misto e lasciatelo insaporire per qualche istante. Spegnete il fuoco e fate raffreddare. Intanto tritate olive, capperi, aglio e prezzemolo. In una terrina mettete il pane ben strizzato e aggiungete la carne insaporita, la provola tagliata a cubetti, il trito di olive, capperi, aglio e prezzemolo, il grana grattugiato, le uova una per volta e un pizzico di sale e di pepe. Amalgamate il tutto con le mani e formate delle polpette allungate. Adagiatele sulle fette di peperone, quindi arrotolate la fetta intorno alla polpetta e chiudete con degli stuzzicadenti. Passate ogni involtino prima nella farina, poi nelle uova sbattute e infine nel pane grattugiato. Immergete gli involtini panati nell'olio bollente e fateli rosolare. Quando saranno ben dorati, scolateli e lasciateli asciugare su carta assorbente. E questo sì che è un vero piatto mediterraneo, guardate un po' che belle queste polpette, gli involtini di peperoni e guardate anche questa bellissima presentazione, come potete presentarlo, insomma un vero piatto mediterraneo, una vera cena, è squisito, che cosa dire di più? Tu sei un'esperta di frittura, sì. Francesca, ma proprio brevemente, come si fa la tempura? La tempura si fa prima di tutto con acqua frizzante e fredda di frigorifero, poi si aggiunge un goccio di torlo d'uovo e poi ci aggiungiamo della farina, mescoliamo e la consistenza è quella giusta quando immergiamo ciò che vogliamo friggere e tirandolo su cala una goccia. Proprio ci fai le verdurine, che ci fai? Sì, le verdurine, gamberetti. Don Domenico, vi piacciono i fritti così? Sì, molto. Tipici napoletani, ma anche sì, un po' pugliesi. Sì, non se ne può abusare tutti i giorni, però è bene. Allora, lasciamo a voi la parola, Don Domenico. Subito. Saper parlare è un vanto di molti, saper tacere è un vanto di pochi, saper ascoltare una generosità di pochissimi. Ognuno di noi crede di saper parlare, ma sono gli altri, no, che ci devono giudicare e allora noi ci convinciamo che veramente, ecco, sappiamo parlare. Ecco, e tacere è una virtù di pochi, no, perché non a tutti, ecco, piace tacere, perché piace un po' a tutti, ecco, parlare. E saper ascoltare è ancora un pochettino più difficile. È vero, ascoltare soprattutto gli altri nei momenti del bisogno è sicuramente difficile, ma è la cosa più bella e noi vi ascoltiamo sempre volentieri e con tutto il cuore. Grazie Francesca, grazie a grazie voi. Don Domenico e grazie a tutti voi. Arrivederci.